Marco, un altro grande gol, purtroppo però la pergolettese scappa via. Sì, ci ha allungato di altri 2 punti, sicuramente la cosa si complica, però io credo che se noi a oggi, che è ancora febbraio, abbassiamo noi proprio la testa, allora abbiamo perso oggi. Invece dobbiamo, per quanto difficile, ripartire con ancora più rabbia e con più determinazione. Sicuramente il nostro futuro non dipende solamente da noi, però noi dobbiamo cercare di arrivare sempre alla vittoria. Oggi non ci siamo riusciti, anche se ci abbiamo provato a più riprese. Modena ha completamente gestito il primo tempo, loro hanno fatto gol al primo e unico tiro in porta che hanno fatto. Nel secondo tempo però qualcosa è cambiato, il Modena si è reso poco pericoloso dalle parti di Marenco. Ma diciamo che abbiamo concluso poco perché un paio di volte, per esempio, io ho sbagliato una palla abbastanza facile di destro sul fondo, eravamo abbastanza vicino alla porta, poi un'altra volta sempre io ho sbagliato un controllo, anche se era un po' lunga, era difficile, però era comunque un'occasione da rete. Non abbiamo finalizzato, però lì davanti comunque ci siamo arrivati. Credo che abbiamo comunque tenuto noi il pallino del gioco, il Crema ha fatto, mi sembra, a parte qualche buona trama, praticamente solamente ripartenza. Loro sono bravi in questo, hanno gambe, esperienza e qualità. A loro, se fin da subito era chiaro, bastava il pareggio. Ma loro, chiaramente, quando giochi contro la seconda in classifica, un pareggio non è un cattivo risultato. Per noi lo è, purtroppo, la situazione adesso è questa qui. Nulla è compromesso, io sicuramente. Ci credo, e come me ci crede comunque tutta quanta la squadra. Il momento sicuramente è un po' difficile, c'è amarezza, capiamo anche i tifosi, giustamente. Noi dobbiamo chiuderci un pochino in noi stessi e tirarci fuori.